Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Arriva il cordoglio della politica italiana per le vittime della strage di Brandizzo. Nella giornata di domani è stato indetto uno sciopero nazionale dei dipendenti della rete ferroviaria italiana. La procura indaga sul racconto della vittima dello stupro a Palermo, che ha dichiarato di aver subito un altro tentativo di violenza sessuale un mese prima dell'accaduto. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo è stato ripescato a Lampedusa. L'ispezione cadaverica stabilirà i tempi e le modalità del decesso. C'è grande attesa per la partita di domani che vedrà in campo il Catania contro il Crotone. Il sindaco trentino ha vietato la vendita di bevande alcoliche e prolungato l'esercizio della metro fino alle ore 23:30. In conclusione, il meteo, sono attesi temporali o brevi acquazzoni in alcune zone della Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta arancione per rischio incendi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani. Arrivederci.